determinazione, fame e voglia di scrivere ancora una volta la storia. A Catania ormai tutto pronto per ospitare la grande pallanuoto europea. Il capoluogo etneo sarà teatro della seconda fase eliminatoria di Euroleague, la massima competizione continentale per le compagini femminili di pallanuoto. Alla piscina Francesco Scuderi di Catania dal 19 al 21 gennaio si disputeranno le gare valide per il girone eliminatorio F, mini competizione con girone all'italiana che assegnerà i due pass per i quarti di finale in programma dal prossimo 24 febbraio con gare di andata e ritorno. Una 3 giorni di grande spessore pallanuoto ai massimi livelli che vedrà l'equipe Orizzonte Catania, squadra che detiene il record di vittorie per la competizione, giocarsi davanti al pubblico di casa la qualificazione. Tanto lavoro e la concentrazione delle grandi sfide, non sono ammesse distrazioni, parola di Martina Miceli, head coach dell'Orizzonte. Ritornare in Coppa Campioni con una squadra temibile a rappresentare la città di Catania è sicuramente un orgoglio, un'emozione enorme che da tanto tempo non sentivamo. Se giochiamo divertendoci, giochiamo all'altezza delle nostre aspettative, sicuramente siamo una squadra molto molto temibile per gli altri. È una partita di Coppa Campioni, ti aspetti il pubblico delle grandi occasioni? Ah, me lo auguro, assolutamente sì, so che i catanesi sono affezionati alla pallanuoto e sono affezionati all'Orizzonte e noi sappiamo che noi vogliamo e ci stiamo mettendo l'anima io e Tania per tornare ai fasti di un tempo e sappiamo che senza Catania non possiamo farlo. Catania può e ha il compito di tornare grande, questa è la determinazione di chi in vasca ha vinto e conquistato grandi successi come Tania Di Mario e di chi vuole fare delle vittorie il prossimo obiettivo. È una grandissima opportunità, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e sicuramente è il momento di dimostrare che il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. Sono molto fiduciosa perché le ragazze le ho viste serene, spero di averle lasciate il più tranquille possibile di modo che possano arrivare, diciamo, con la giusta lucidità alla partita di domani e alle partite che verranno nei prossimi giorni. Rispetto per tutti e sicuramente ci sono delle squadre che sono delle belle squadre e dobbiamo affrontarle con la giusta determinazione e con la giusta voglia di vincere e di far bene. Tornare ai fasti di un tempo trascinato dall'entusiasmo di una città intera. Ancora poche ore a Catania sarà Euroleague.